Ciao a tutti e ben ritrovati. Io sono Cinzia e questo di oggi è un nuovo video della serie Erbe Spontanee e Magia, dove andremo alla scoperta di due piccoli fiorellini che proprio in questi giorni hanno iniziato a colorare di azzurro i nostri prati, il Non ti scordar di me e la Veronica. Vedremo assieme come distinguerli e quali proprietà magiche e non solo si nascondono in questi teneri fiori. Con il primo tepore primaverile il giardino si risveglia e si tinge di sgargianti colori e tra tutti il celeste dei piccoli fiori di Non ti scordar di me si fa protagonista dei nostri prati selvatici. Questo fiore dal nome così evocativo inizia a fiorire con l'arrivo della bella stagione e ci tiene compagnia per diversi mesi. Il Non ti scordar di me appartiene alla famiglia delle borraginacee e per quanto ne esistano diverse specie che si differenziano tra di loro per qualche dettaglio, riconoscerlo è piuttosto semplice. È un fiore rustico che sopporta bene le basse temperature, predilige terreni umidi e non è necessaria l'esposizione in pieno sole per vederlo fiorire. Cresce spontaneo ma si presta bene anche per la coltivazione in vaso senza richiedere troppe cure. È una pianta con un'altezza che va dai 10 fino ai 30-40 cm circa. Le foglie hanno una forma sottile e allungata e sono ricoperte, così come il fusto, da una leggera peluria. I singoli fiori in quasi tutte le varietà di Non ti scordar di me sono raccolti in piccoli mazzetti ed il loro colore varia dal celeste pallido a toni di azzurro più intenso per arrivare anche al rosa. La corolla è composta da 5 petali ed il centro di questa è di colore giallo più o meno vivace. In alcuni casi il colore è vivido e brillante, mentre altre volte, come potete vedere, il centro è quasi bianco. Il Non ti scordar di me prende il suo nome da una leggenda medievale tedesca che racconta la storia di due innamorati che durante una passeggiata lungo le rive del Reno scorsero dei meravigliosi fiori azzurri. Il fidanzato andò a coglierli per la sua amata, ma scivolò lungo la sponda del fiume e cadde in acqua. Trascinato dalla corrente e consapevole che difficilmente si sarebbe salvato, gridò alla sua compagna «Non ti scordar di me». Ma già ai tempi dei Greci e dei Romani, le donne erano solite regalare capolini fioriti di questo fiore ai loro compagni che si imbarcavano e che non sapevano se avrebbero rivisto, come una sorta di pegno d'amore, un modo per dirgli che sarebbero sempre state al loro fianco. Ed è così che questo fiore è diventato simbolo di amore vero ed eterno e di fedeltà. Proprio per questo suo significato, così strettamente legato all'amore e al ricordo, l'uso che viene fatto in magia del Non ti scordar di me è principalmente legato ai rituali che coinvolgono amore, amicizia e sentimenti in generale. Possiamo ad esempio portare con noi qualche fiore in un sacchettino per tener vivo un ricordo importante, per sentire vicino una persona in quel momento lontana da noi. Può essere utilizzato in rituali per la ricerca dell'amore o di un'amicizia vera. Insomma, quando abbiamo a che fare con dei sentimenti intensi e sinceri, sappiamo che il Non ti scordar di me è il nostro alleato. Ma non solo. Questo fiore allontana da noi tristezza e dolore. Quindi se siamo alla ricerca di serenità e di maggiore equilibrio, qualche fiore di Non ti scordar di me nei nostri rituali è sempre il benvenuto. C'è però anche un altro fiorellino che in queste settimane inizia a colorare il prato d'azzurro. È la Veronica, che spesso viene confusa con il Non ti scordar di me, quindi ora vediamo come riconoscerla. Anche lei è una piantina molto rustica che cresce abbondante nei prati incolti dove crea dei meravigliosi tappeti azzurri. Il più delle volte la incontriamo così piccolina, con il fusto che non supera i 10 cm, ma in realtà è possibile imbattersi anche in piante di Veronica più alte. Ma se altezza e portamento possono trarci in inganno ed indurci in errore, basta uno sguardo al fiore per capire che siamo davanti ad una Veronica e non ad un Non ti scordar di me. Il fiore della Veronica, infatti, ha solamente 4 petali e non 5. Anche lui è di un bellissimo colore che va dall'azzurro cielo fino all'indaco, con delle striature blu più evidenti ed un centro che è bianco con delle sfumature verdi. Anche le foglie hanno una forma completamente diversa, sono ovali e con il bordo dentato. I fiori della Veronica sono conosciuti anche come gli occhi della Madonna. È una piantina commestibile ed utilizzabile per realizzare un ottimo pesto da decorare poi con qualche fiorellino della stessa. Una volta fiorita, la pianta intera ha proprietà digestive, quindi si presta bene per la creazione di infusi. Ma questa piantina, così piccola e molto spesso dimenticata, è utilissima anche in magia. Agisce sulla vista e amplifica il nostro intuito.
Proprio per questo la veronica persica viene utilizzata durante le meditazioni o per le divinazioni, sotto forma di incenso o di ololito con cui ungerci le mani prima di ogni attività divinatoria. È in grado di portare chiarezza mentale, di farci sentire più radicati e di conseguenza ci offre una maggior consapevolezza per affrontare le nostre sfide personali o per dissipare eventuali dubbi. È molto utile anche per riuscire a ricordare i sogni, soprattutto se la abbiniamo ad un rametto di rosmarino. E siamo giunti alla fine anche di questo video, grazie per essere arrivati fino a qui, spero che il video vi sia piaciuto e spero di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo. Noi ci rivediamo prestissimo, ciao ciao!